A quasi un anno dall'arresto di Eva Kaili nell'ambito del caso battezzato Qatargate sulle presunte tangenti ad alcuni membri del Parlamento europeo, gli avvocati dell'eurodeputata greca esigono che l'Eurocamera ammetta la violazione dell'immunità della loro assistita. L'ex vicepresidente dell'Eurocamera, secondo i legali intervistati da Euronews, è stata indagata illegalmente dalla polizia e dai servizi segreti, probabilmente belgi, mentre godeva ancora dell'immunità parlamentare revocata solo dopo il suo arresto. L'European Parliament has the duty to act now. They don't have to postpone anymore. They have to act now. If they don't act, then we'll take consequences because we consider it's a fault. It's a personal fault for the persons who are in charge in the Parliament for not just agending a hearing. It's a personal fault. It's a violation of EU law. Arrestata a dicembre 2022, Kaili è accusata di corruzione, riciclaggio di denaro e coinvolgimento in un'organizzazione criminale. L'eurodeputata è stata fermata dalle forze dell'ordine in flagranza di reato per la presenza in casa di diverse borse con centinaia di migliaia di euro. I magistrati hanno ipotizzato abbia partecipato al giro dei parlamentari che hanno accettato denaro probabilmente dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni del Parlamento. I legali denunciano diversi errori giudiziari. Call this file anymore Qatargate. That's over. You have to call the file Belgian Gate. Secret Services give a report and made a report that they give to the federal prosecutor in April last year. What's very important is that Eva Kaili, her name was not mentioned in that report, so there was no suspicion against her. There were a lot of other suspicions that are against other people, which in the beginning were not disturbed in this file. Il dito è puntato contro Michel Claise, il giudice che ha guidato le indagini ma intenzionato, secondo i legali di Kaili, a proteggere altri eurodeputati. La decisione sul caso dell'europarlamentare greca è stata rinviata. Il Tribunale di Bruxelles si trova ora impantanato nel verificare la regolarità nell'operato delle indagini preliminari condotte fino a ora.